Bentornati, stiamo parlando di voglia di giovinezza ad ogni costo, stiamo parlando di capricci di star e insicurezza delle star, però ci sono anche dei casi molto diversi e ben più seri, casi di quelle persone che loro malgrado devono sottoporsi a interventi di chirurgia plastica a causa di incidenti stradali o patologie. Mel Gibson ha voluto portare l'uomo senza volto sullo schermo ed eccovi le immagini. Guardala da vicino, guardala bene la mia faccia e poi continuiamo. Ti basta? Ecco, questo era l'uomo senza volto con il grandissimo, bravissimo Mel Gibson. Delle immagini toccanti, straordinarie, molto... anche perché comunque abbiamo visto un uomo deturpato nel viso che a un certo punto dice al bambino guardala, guardala da vicino. Ecco, ma... tu fai l'attore, Nicola. Sì. Intanto che emozioni suscita? È un'immagine molto forte ma anche molto bella. Il fatto intanto che un attore possa fare, c'è un eccesso spesse volte anche da parte degli attori della vanità di fare sempre il ruolo del bello, affascinante. Il fatto che un grande attore come lui sceglie di fare dei ruoli particolari, cioè quello proprio di abbruttirsi, di rendersi brutto, è una cosa straordinaria. L'intensità in cui lo ha fatto è un processo anche è un percorso emotivo che si fa. Io nel mio piccolo, anche quando mi capita, da poco ho finito un film, faccio un ruolo di un barbone, è proprio quella la ricerca dentro di noi per dare quella verità negli occhi, quella Come sofferenza. Avviene la ricerca? La ricerca avviene fondamentalmente, è un contatto con noi stessi, è un contatto dove sei alla ricerca delle parti soprattutto più scomode, quelle lì che fanno più male, proprio lì che bisogna scavare. Perché è dalla sofferenza che nasce un buon personaggio. No, sì, perché poi dietro la paura c'è sempre la forza, il confine. Quando hai paura è lì che devi spingere, perché lì trovi il coraggio nell'affrontare la paura. Inevitabilmente un personaggio così richiede uno stato emotivo e una grande concentrazione, che spesse volte sul set è difficile da avere. Ad esempio io spesso lo faccio con ognuno di noi a un metodo. Magari io ascolto la musica, ma non indipendentemente dal tipo... Altri magari vogliono il silenzio assoluto, sì, no? Perché c'è confusione, c'è il tecnico, c'è il fonico, bisogna preparare la scena e tu hai bisogno proprio di entrare nel tuo mondo per dare quella verità, per dare quella intensità. Perché l'attore non è che fa la faccia, fammi la faccia del cattivo, fammi la faccia del buono, no. È qualcosa che ti parte da dentro e dà quell'autenticità che in quel caso... Francesco, tu adesso, lui non l'hai guardato in faccia, ma sì. Che cosa pensi su quello che lui ha detto e poi cosa pensi e che cosa ti viene subito alla mente guardando un Mel Gibson, non nel personaggio che interpreta, ma guardando la sua faccia? Quali sono le emozioni che scaturiscono in te? Sicuramente... Il punto è che l'identità passa attraverso il volto di una persona, quindi sicuramente qualsiasi tipo di menomazione o di difetto fisico che è sul volto viene considerato quasi un deterioramento della propria identità. E soprattutto è una zona tabù il volto, quindi non lasciamo avvicinare persone che ci, per esempio, ci vogliono fare una carezza se non vogliamo che ce la facciano, per esempio. Certo. Allo stesso modo solo persone con un certo grado di confidenza possono addirittura avvicinarsi al volto, è proprio istintivo allontanarsi. Addirittura tutta la cura che si ha nei confronti del proprio volto va proprio a rinforzare l'idea che questo lato identitario sia più forte nel volto che in tutte le altre parti del corpo, perché alla fine
rispetto a tutto il nostro vestiario, il volto è la parte che rimane scoperta. Infatti abbiamo detto all'inizio, è il nostro biglietto da visita nei confronti degli altri. Assolutamente. È quello che arriva di più. Proprio... E Nicola cosa ti ha suscitato? Ha detto delle cose interessanti, profonde. Nicola quando parla mi suscita una naturale empatia, perché lui è una persona energetica e quando dice le cose, le dice in maniera convincente, le sente. Lui, ecco, lui per dire, è una persona che mi dà... a cui direi che guarda, dice la verità. Poi intanto, ti dico che mi ho reso conto di no, quello... No, però c'è anche l'associazione spesse volte alla... Perché c'è il concetto del viso e poi c'è la faccia. Che secondo me la faccia è ancora un'altra cosa. Perché la faccia per me è un'associazione ancora diversa rispetto al viso. La faccia è un po' come... È la faccia di circostanza allora io ti faccio che vedere, uno sta facendo però, in questo momento. Allora io ti voglio fare un gioco con voi due, proprio perché tu hai detto viso, faccia, questo sì. Scambio tra le due parti, sì. No? Che sono due cose, se sembrerebbero uguali, poi in realtà sono diverse. In realtà sono diverse. Della serie Si stava meglio quando si stava peggio, voglio farvi vedere delle foto di personaggi famosi che pare abbiano diciamo... siano ricorse a qualche accorgimento chirurgico. Allora, cominciamo subito con lei, Meg Ryan, è stata definita la fidanzatina d'America, la ragazza della porta accanto, e poi invece è come oggi. Quindi un cambio completo, direi. Poi se si è rifatto o no, noi non lo sappiamo per certo, però a voi l'ardua sentenza. Poi abbiamo una Carla Bruni, top model, ex premier dame di Francia, e poi ancora un uomo, Stallone, e poi ancora, vado velocissimo e Mario mi seguirà dalla regia, Nicole Kidman, una delle ultime che poi lei l'ha confermato, il ricorso alla chirurgia plastica, si è pentita eccetera. In contrapposizione però, poi vi do la parola, a queste donne che comunque pur essendo bellissime, ricchissime, quindi persone che di primo acchito sembrerebbe che non hanno bisogno di null'altro, c'è una grandissima attrice italiana, forse una delle più grandi, Anna Magnani, che disse al truccatore che la stava truccando e stava cercando di fare il suo lavoro: le rughe non coprirle, che ci ho messo una vita a farmele venire, le ho pagate tutte care. Ecco, che cosa rappresentano le rughe su un allora, viso? La ruga rappresenta, almeno per quanto mi riguarda, proprio tutto ciò che è naturale, tutto ciò che parte proprio da come sei nato, da un percorso che l'uomo fa durante un suo viaggio, un suo percorso di vita. E per certi versi una come Anna Magnani evidenzia una grande personalità, cioè spesse volte la chirurgia e questi interventi chirurgici nascono anche dal fatto da un'insicurezza, cioè il fatto di voler migliorare. Una persona che ha una sua autenticità. Io non amo la perfezione, Samantha. Cioè, io penso che, come nella vita, ognuno di noi debba andare verso la perfettibilità. La perfettibilità per me è tutto ciò che può migliorare. Io sono una persona che ha dei limiti e cerco di lavorare per innalzare i miei limiti, affinché quei miei limiti possano essere sempre un po' più alti, e quindi per me è una ricerca continua. Abbiamo parlato di Anna Magnani, una donna che assolutamente non ha voluto cancellare il tempo che passava sul suo volto. In contrapposizione totale c'è la protagonista della Morte ti fa bella, guardate. Cos'è? Quello che è venuta a cercare? Un tocco di magia in questo mondo ossessionato dalla scienza. Un tonico, una pozione. E che effetto fa? Lei quanti anni mi darebbe? Non saprei. Andiamo, senza cercare di adularmi. 38. 28. 3. 23. Io ho 71 anni suonati. Ecco che effetto fa. Arresta il processo di invecchiamento all'istante e lo costringe a regredire. Beva quella pozione e non invecchierà mai più, neanche di un solo giorno. Non la beva e continuerà a vedersi imputridire.
per l'Elisir dell'eterna giovinezza forse si deve ancora aspettare. Qualcuno ha definito il Botox invece l'Elisir dell'eterna giovinezza. Vediamo insieme il film che Come mi voglio ha preparato per introdurre all'argomento del Botox. La tossina botulinica iniettata nei muscoli provoca il blocco del rilascio dell'acetilcolina, che è la sostanza che viene rilasciata dai nervi per trasmettere al muscolo lo stimolo per la contrazione. Quindi il muscolo, nel quale il Botox viene iniettato, si blocca. Iniettato nei muscoli mimici del viso, provoca una riduzione dell'attività contrattile, attenuando così le rughe d'espressione. Il trattamento ambulatoriale è senza anestesia. Il Botox viene iniettato con una piccola siringa nelle rughe d'espressione da eliminare. Nel nostro caso, le rughe frontali e glabellari. Dottor Corelli, vogliamo collegarsi con il salone di Samantha. Parliamo di attori e attrici. Parliamo di Nicole Kidman. Certo. Diceva Nicole Kidman che facendo tante iniezioni di Botox gli ha tolto l'espressività che doveva avere come attrice. Certo. È così con il Botox? Ovviamente sì. Utilizzando il Botox in quantità eccessive c'è una perdita completa della muscolatura, dell'uso della muscolatura mimica del volto, per cui diciamo il volto tende a diventare innaturale. Si parla spesso di blocco della muscolatura. Come medici noi quello a cui dobbiamo tendere più che il blocco è il rilassamento della muscolatura, cioè fare in modo tale che l'espressività venga mantenuta, i segni del tempo in qualche modo attenuati o cancellati, ma il viso deve rimanere espressivo, cioè se la persona vuole esprimere un sentimento di ira, un sentimento di gioia, deve avere la possibilità di farlo con i propri muscoli. Dottoressa Casa Dio, abbiamo visto che il Botox viene iniettato sulla fronte, fra gli occhi. Quale altre parti del viso si può iniettare il Botox e perché in altre parti? Dunque, per legge si può iniettare solamente in questa zona glabellare e nella parte frontale. Si può iniettare altrimenti anche in zona perioculare per togliere le zampe di gallina. Off-label, cioè con autorizzazione del paziente, quindi fuori comunque la norma, si può iniettare anche in altre parti del volto. Io sento al collo, sul collo, perché cosa al collo? Che cosa? Qui abbiamo un muscolo che si chiama platisma che si può tirare in modo tale da ottenere un effetto tensore e quindi si perde un po'. Ma legalmente non si può iniettare nel collo? No, è off-label, cioè non è l'inoculazione prescritta dalla legge. Abbiamo domande da parte di Samantha. Tempo fa è uscita su tutti i giornali una notizia nella quale si diceva che Sharon Stone avesse utilizzato il botolino per diciamo non far sudare i piedini di suo figlio, a parte che l'ha fatto per il bambino e sì. Vabbè, evitiamo qualsiasi tipo di commento, ma si utilizza il Botox anche sugli adulti per evitare una sudorazione eccessiva? Sì, c'è una funzione valida, molto importante sull'iperidrosi, cioè ci sono delle situazioni sociali in cui la sudorazione eccessiva dà un senso di disagio, basti pensare alle mani, ai piedi, alle ascelle, e ci sono pazienti che si rivolgono a noi per cercare di ovviare diciamo, a questo problema, con risultati transitori, una durata di 3 mesi, 4 mesi, ma con buoni risultati, con un netto miglioramento di questa problematica. Dottoressa Casa di Dio, è chiamato tossina botulinica, tossina, sì. Non sì. Fa male questa tossina? No, chiaramente si chiama tossina perché deriva dal Clostridium botulinum, che è un batterio e che provoca di per sé questa parziale immobilità del muscolo, però chiaramente nella dose e nelle modalità con cui viene iniettato è totalmente innocua. Peraltro noi dobbiamo ricordare che la tossina botulinica viene usata da tantissimi anni per gli spasmi muscolari, in neurologia, per gli strabismi dei bambini, quindi anche degli adulti. È una tossina, un farmaco. Il blocco del muscolo è riversibile. Passando del tempo, poi, certo. Che succede? Succede si riassorbe il materiale e che piano piano, nell'arco di circa 4-6 mesi, l'effetto termina, quindi se non ci piace noi possiamo benissimo non farcelo più. Nel salone di Samantha c'è tanta curiosità, sentiamo Nicola, che cosa volevo fare una domanda, cioè spesse volte può capitare che un intervento chirurgico non possa andare a buon fine, cioè c'è un processo di, cioè si può destrutturare tutto ciò?
Cioè un cattivo intervento, si può ripristinare, si può ritornare come prima, cioè smontare tutto, ecco, detto in maniera pedestre. Così. Prima della risposta anche un'altra domanda, così poi vi passiamo proprio la palla. Sì. Francesco. Io volevo integrare quanto detto prima sul fatto dell'espressività. Il rapporto corpo-mente, ricordiamo, è un rapporto a due vie, quindi è stato provato che attori che poi usano anche eccessivamente il botulino, poi vivono meno le emozioni perché i muscoli, comunicando di meno con il cervello, attuano una sorta di regressione emotiva, espressiva, letteralmente. Beh, solo con lo sguardo. Chi vuole rispondere alla domanda? Perché esempio, alla prima domanda, diciamo, il vantaggio di una medicina estetica rispetto a una chirurgia plastica è che noi parliamo di una medicina soft. Tutte queste sostanze, se ben iniettate e ben scelte nella scelta giusta dei materiali e dei tempi, hanno un effetto che è completamente reversibile. Parliamo di durata di mesi, quindi insomma si torna completamente indietro, non c'è nessun problema da questo punto di vista. Cerchiamo di rispondere anche un po' alla curiosità dei nostri telespettatori. Leggiamo un altro messaggio. Ho diverse rughe intorno ai occhi e il mio medico voleva iniettarmi il botulino, ma ho sentito che può essere pericoloso per gli occhi. È così? Vuole sapere Valeria da Piacenza. Chi vuole rispondere fra di voi? Assolutamente non è pericoloso se iniettato in maniera corretta. Non può bloccare l'occhio? Che rimane aperto l'occhio per sei mesi. Se viene iniettato in maniera corretta, assolutamente no. Se invece il botulino si sposta dalla sede di inoculazione in un'altra sede, chiaramente perché il paziente si muove, il medico non ha fatto correttamente la procedura, allora in quel caso si può avere la cosiddetta ptosi, cioè che è reversibile. Quanto tempo? Fastidioso. 2-3 mesi? Sì, 3-4 mesi. Ogni quanto va riniettato il botulino? Va riniettato, secondo me, ogni 4-6 mesi. Ogni 4-6 mesi. Sì, e dottoressa Salti, l'abbiamo un po' lasciata da parte, ma esistono anche delle creme a base di botulino? Sì, sì. Sono quelli che si chiamano i Botox Line e sono molto efficaci. L'unica attenzione... Anche queste cremine bloccano il muscolo? Ecco, diciamo il meccanismo d'azione ci lascia un po' scettici perché l'idea che una crema possa bloccare l'acetilcolina è insomma così. Però... nella rugosità, quella sottile, quindi non nella rugosità profonda, tipo quella lì, insomma, da sole, devo dire che tutte queste creme a base di esapeptide, perché questo è il principio attivo delle creme Botox Line, è molto, molto efficace. Grazie. Invece per le rughe, torniamo alle rughe che già... con passare dei anni ci sono ben, diciamo, stabilite sul nostro viso, hanno segnato il nostro viso. Le creme possono attenuare, possono far sparire, scomparire queste rughe? Io vivo nel concetto della sinergia, lavorando sempre con medici che fanno medicina estetica. Quindi accanto alle loro terapie sicuramente una buona cosmesi fa. E un volto che usa creme e un volto che non lo usa, la differenza si vede. E bisogna sicuramente alleggerire nelle creme notturne, perché sono tutti i prodotti che si usano la sera, quindi alleggerire il volto con creme a base di acidi. La differenza fra crema notte e crema giorno è vero o certo. È solo una invenzione dell'industria delle creme? No, è vera concettualmente, nel senso che io la notte posso usare principi attivi importanti che non vengono disturbati nella loro attività dalla luce, dallo smog, dal fondotinta, da tutte le cose. E invece durante il giorno io baderò a usare una crema idratante, uno schermo solare, per ormai sappiamo tutti che lo schermo solare va messo per evitare l'accentuazione delle macchie e la prevenzione delle macchie e quindi c'è una distinzione fra notte e giorno, anche perché gli acidi usati come l'acido glicolico, l'acido malico, insomma tutti gli acidi che conosciamo benissimo, vanno utilizzati la sera. Grazie, quanta informazione, ci vorrà un'altra puntata per coprire tutto. Io c'ho da fare una domandina, Rolly, c'ho da fare una domandina, tu sai che io devo fare domande. Non allora, posso dirti di no, tu lo sai che io a te non ti dico mai di no. Però io guarda, sono curiosa, adesso mi prenderanno per matta, ma la domanda è seria. Perché si sta parlando di creme molto idratanti, si sta parlando di maschere di bellezza, eccetera. La signora Victoria Beckham ha asserito che lei si mette sul viso... insomma, per dirgliela breve. Che cosa? La popò di usignolo. Sei sicura che ha detto così? Perché dice che rende la pelle bellissima. Allora, dottore, mi guardano malissimo. Ambasciatore non porta pena. Allora, se tu pensavi di sbalordirmi, io sbalordisco te invece, perché è vero. Allora, devi sapere che nei testi di cosmetologia antica, una cosa che si legge è che la prima maschera fatta dai romani è stata fatta con lo sterco di toro. Perché? Perché le feci degli animali contengono urea.
l'urea ha un'azione cheratolitica, cioè come parlavo dell'acido glicolico. Quindi. Esatto. Quindi si esfolia la cute e l'effetto che ne ottieni è un effetto di luminosità. Poi la signora ha usato l'usignolo, quindi si è anche elevata nell'animale. Quindi buon per lei. Noi ci dobbiamo fermare un attimo, saremo qui fra poco.